Welcome back Guardians, qui Redlock che vi parla e bentornati, tra virgolette, in questa nuova serie. Difatti, con questa serie ritornano finalmente gli episodi di lore dedicati alle armi esotiche. Me l'avete chiesto in tantissimi, soprattutto perché avevo parlato una prima stagione molto flacca, composta da due episodi sul primo capitolo. Mi avete chiesto di riportarla, mi avete chiesto di farla sul 2. Ho deciso di accontentarvi anche perché penso che proprio nell'editing questa serie sia una delle serie più divertenti per quanto mi riguarda nell'editarla e nel farla. Quindi avevo intenzione già di portarla da un po' di tempo, me l'avete chiesto così tanti che ho deciso di appunto accelerare i tempi e portarvela prima. Per chi non avesse seguito la prima stagione di questa serie, in questi episodi tratteremo 3-4 armi esotiche massime a video, raccontando la loro storia e facendovele apprezzare poco alla volta sempre di più. Detto questo, oggi iniziamo con lancia gravitazionale, impatto solare e amante del rischio, che per chi non se ne fosse accorto, altro non sono che le prime tre armi esotiche con cui veniamo in contatto in gioco, dato che ci vengono fornite da Shermir. La lancia gravitazionale è stata l'incubo del crogiolo durante l'estate del primo anno di Destiny 2. La peculiarità di quest'arma è di sparare due colpi al posto di tre, rimanendo comunque un fucile ad impulsi ed infliggendo danni veramente, veramente elevati. La motivazione di questi danni elevatissimi è che la lancia, difatti, è in grado, con il secondo colpo sparato, di creare dei piccoli buchi neri capaci di squarciare lo spazio-tempo. Inoltre l'arma si rifà totalmente ai concetti fisici e fantascientifici. Difatti l'ispirazione molto probabile per il nome di quest'arma deriva dalla teoria dell'interazione gravitazionale, teoria che interpreta una conseguenza della curvatura dello spazio-tempo su cui una piccola massa ad alta velocità e una grande massa inquiete hanno lo stesso effetto sulla curvatura. Spiegazione molto scientifica, in parole povere, si ricollega perfettamente al perk buco nero, spiegando il motivo per cui l'arma non perde potenza anche a discreta distanza. Per di più, i due decori di quest'arma ci mostrano altri aspetti della lancia gravitazionale. Il primo, chiamato acceleratore particellare, indica un macchinario capace di incanalare e produrre diversi fasci di ioni o particelle subatomiche ad altissima energia. Il secondo, invece, nebulosa della carena, è un oggetto celeste posto nel cuore della Via Lattea, dal quale probabilmente quest'arma o trae energia o addirittura è stata forgiata. Una delle curiosità più interessanti probabilmente su quest'arma è che quest'arma non è stata forgiata nell'ultima città, ma bensì è stata ritrovata da un guardiano in un vecchio avamposto umano, ossia la vecchia Chicago. Da quanto ne sappiamo, ci fu un grande conflitto su questa città mentre l'umanità cercava di riconquistare la sua antica gloria. Ora, però, la città è in decadimento, intrappolata da una grandissima zona paludare. Ed è proprio qui che il guardiano troverà quest'arma che poi mostrerà ai suoi compagni direttamente in crogiolo. L'impatto solare è il primo cannone portatile esotico introdotto fin dai tempi della beta di Destiny 2 con una delle cadenze più alte. Quest'arma fu forgiata direttamente da una titanide fabbro dell'Ordine degli Spezzasoli, chiamata Liu Feng. Feng era già famosa ai tempi per aver costruito gli spezzasoli, che altro non sono che dei guanti esotici per gli stregoni. Ricordiamo però che dopo il conflitto interno con la città, gli spezzasoli furono costretti ad abbandonare quest'ultima. Ma non per questo Feng si sentiva scoraggiata sul suo lavoro, anzi, iniziò a lasciare nel sistema molti dei suoi progetti che attendevano o attendono tuttora solo di essere riscoperti dai guardiani. Per l'impatto solare, Liu Feng si ispirò molto al suo martello di Sol, costruendo un'arma capace di picchiare come il suo martello e bruciare come il sole. Da qui nacque appunto questo cannone portatile che brucia i nemici come uno scoppio solare. I decori di quest'arma si rifanno totalmente alle stelle. Il primo decoro viene chiamato Nana Rossa e si rifà molto a questi corpi celesti, soprattutto per il colore che l'arma poi prende con questo decoro, ossia sul nero e rosso, anche perché si sta parlando di una delle stelle più piccole, tra virgolette, e anche tra quelle definite più fredde. Mentre il secondo decoro, che secondo me è anche più interessante sia nell'ambito di lore sia esteticamente parlando, viene chiamato Stella di Quark. La stella di Quark viene definita anche come stella strana perché è interamente composta da materiale sconosciuto. La materia di cui potrebbe essere composta si pensa sia situata o all'interno di stelle di neutroni o direttamente di materia oscura.
Insomma, la forma che prende quest'arma con il decoro ci fa abbastanza capire che questo materiale non deriva sicuramente da un pianeta qualsiasi. L'amante del rischio è la versione mitraglietta di un'arma di Destiny 1, chiamata Supercell Azzalo. Ci tengo anche a sottolineare che l'amante del rischio fu la prima mitraglietta esotica introdotta in un Destiny, anche perché appunto questa tipologia di arma non era presente sul primo capitolo. Ma in ogni caso, l'amante del rischio è una tipologia di arma definibile come interessante, dato che l'amplificazione del danno avviene esclusivamente quando ci viene inflitto del danno ad arco. L'arma, di fatti, riporta come perk conduttore ad arco e superconduttore. Non sottolineando però che il superconduttore siamo proprio noi guardiani. Il perk di fatti, oltre a fornire un ampliamento del danno, fornisce delle scariche elettriche che possono concatenarsi con altri guardiani o altri nemici, e quindi utilizziamo i cadaveri dei nostri nemici, esplosi o che esplodono, a loro volta come dei conduttori, trasportando dunque i fulmini da noi creati. Ovviamente il passaggio di energia data dalle scariche elettriche possono anche ritornare nell'arma, e così facendo ricaricando il nostro caricatore, cosa che tra l'altro è anche scritta nel perk. Cioè, quindi veramente spettacolare quest'arma. La teoria che noi funzioniamo da superconduttori e non l'arma non è da scartare, anche perché la descrizione riporta la seguente frase: carica la tua anima e lascia cantare gli elettroni. Quindi, se con un'arma, ossia l'impatto solare, diventiamo degli spezzasoli, con quest'arma diventiamo degli evocatempesti, in parole povere. Per quanto riguarda i decori di quest'arma, si rifanno direttamente ai fulmini e ai temporali. Difatti il primo decoro, ossia tempesta estiva, si rifà proprio alle tempeste nei periodi caldi dell'anno, che sono solitamente le più potenti, nonché quelle più cariche elettricamente. Il secondo decoro, invece, viola elettrico, si rifà sia al colore molto acceso da cui prende il nome, sia dal colore che emanano i fulmini di colore bianco, quando si verifica un temporale in condizioni di scarsa umidità. Non peraltro questa tipologia di fulmine è la più pericolosa in caso toccasse terra, dato che sono i maggiori fulmini responsabili degli incendi. Detto questo, spero che questo primo episodio molto fisico, astrofisico, fantascientifico vi sia piaciuto di queste prime tre armi esotiche. Io vi invito, se è così, a votare quale di queste armi avete preferito e nonché a lasciare un like. Detto questo, noi ci vediamo, come sempre, ad un prossimo video. Bella guardiani!